pesce spada. Ed ecco che aggiungiamo il rosso dei pomodorini e il verde del prezzemolo. Adesso facciamo passare un po' i pomodorini, non troppo cotti perché sennò va bene. E lo spegniamo. Ok. E adesso procediamo, come abbiamo detto in precedenza, con le sfogliatine, perché sennò le mettiamo nel forno, sennò poi non arriviamo. Va bene, con il dolce quindi, perfetto, che abbiamo detto in apertura. Andiamo avanti adesso, così poi ci troviamo anche con i tempi, in modo tale da poterli far rivedere ai nostri telespettatori. Ricordo che anche le ricette del signor Sebastiano le troverete domani sul sito mchef.tv. Chef, chiedo scusa, ma questo formato di pasta è anche in siciliano? Questa la facciamo pure in Sicilia, sì, però in un altro modo. Ah, ecco. Però viene fatta sempre con lo stesso procedimento. Perché questa forma... Pasta, questa forma è, diciamo, è che è più calabrese, ecco. Però di fatto abbiamo abbinato le due... Sì, sì. Abbiamo abbinato i pistacchi, sì, pesce spada, il ciliegino e la pure la pasta. Perfetto. Sennò sembra che uno diceva sempre per... Invece noi cerchiamo di essere al centro. Scusate? Prego. Rossella, scusa. Sì, dimmi, no. Stavo notando dello chef Sebastiano. Sì. Perché è importante anche, oltre alla trasformazione del piatto, sì, anche l'aspetto del linguaggio, della comunicazione, che in cucina è pure importante. Assolutamente. Perché oltre alla preparazione del piatto, che serve, sì, anche, e ti serve una mole di lavoro anche importante, comunicare poi per chi segue da casa, sì, certo, è pure importante, assolutamente. Per questo un complimento, cioè, allo chef Sebastiano, sì, 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 perché effettivamente sa abbinare, sì, è televisivo, tutte e due le cose, e sinceramente da casa, per noi che seguiamo da casa la trasmissione, è già diverso parlare, ma di fronte a una telecamera, certo, essendo poi anche la prima volta, ecco, essendo Sebastiano la prima volta, voglio fare un complimento allo chef Sebastiano, grazie, perché è molto televisivo ed è molto, molto professionale. Siccome noi siamo sempre in diretta, però sì, cerchiamo pure di improvvisare. Siccome, certo, mi sono dimenticato lo stampino per fare le formine rotonde, io uso un bicchiere. Ok. Magari sarà più anche un modo pratico per i nostri telespettatori. Ecco, se magari qualcuno non ce l'ha o comunque ha qualche difficoltà, senz'altro potrà provvedere così. Pronto, signora? Pronto. Sì, buonasera. Sono un pazzo, non sono. Ah, chiedo scusa, come si chiama? Mi chiamo Tonino. Tonino, da dove? Da Locri. Da Locri, benvenuto Tonino, prego, mi dica. Senti, io sono siciliano, sono siciliano, ma abito a Locri. Ah, abita a Locri, ma è di dove? Non ho capito. Sono siciliano. Ah, siciliano, anche lei? Sì, senti, volevo sapere che cosa che fare la pasta con la sarda, quella che dovevo fare a Palermo. La pasta con la sarda? Dove la fanno a Palermo. La fanno a Palermo, signor Sebastiano, la conosce lei, certo, la pasta con la sarda? Sì, questa sera noi stiamo facendo la pasta col pesce spada, magari in un'altra occasione faremo anche quella con la sarda, va bene? Guardi, lei continui a seguirci perché qui variamo sempre, quindi senz'altro sarà una delle prossime ricette. Se lei ci segue... Dove è, signore? Dove è la Sicilia? Di dove è lei? Catania. Ah, io sono di Marsala. Di Marsala, il nostro telespettatore. Bene, ci fa piacere che lei sia intervenuto. Comunque, se lei ci seguirà, magari chissà, il signor Sebastiano tornerà e ci farà anche vedere qualche altra ricetta tipica proprio siciliana, va bene? Sì, va bene. Saremo lieti. Volevo sapere che cosa gli appare il couscous, lo fanno a Marsala, a Trapani. Il un piatto arabo. Ah, il couscous, dice. Sì. Come, e certo. Che fai, certo, lo facciamo pure in Sicilia, a Catania. Ah, pure a Catania lo fa? Certo. E quando lo posso vedere quando lo fa? Lei ci segua sempre perché comunque, come le dicevo, siamo un po' così, improvvisiamo un pochino le cose, non sappiamo mai con certezza quello che faremo domani, dopodomani. Senz'altro faremo tutte le ricette, quindi se lei ci segue ogni giorno, comunque da una sbirciatina ogni tanto, si renderà conto di quello che prepariamo, va bene? Va bene, grazie, buonasera. Grazie, grazie a lei, buona serata. Buonasera. Eccoci allora qua. Abbiamo dato una forma circolare. Io l'ho fatto con un bicchiere, però si può, sì, fare con un qualsiasi strumento, qualche attrezzo, certo. Adesso mettiamo un po' di zucchero sopra e li mettiamo nel forno. Senza bucarle, così si gonfiano e riusciamo a riempirle. Ah, semplicemente così, sì, quindi. Perché se li buchiamo non si gonfia e non si riempie. Ho capito, bene. Allora, il forno è già acceso a 180 gradi. Grazie. Si figuri.
Per quanto tempo più o meno, signor Sebastiano? Calcoliamo 20 minuti. 20 poi minuti andiamo circa. Guardando perché certo, è... controlliamo. Va benissimo. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Antonio da Pianopoli. Antonio, buonasera e benvenuto. Io mi chiamo Sergio, ho chiamato anche l'altra sera. Ah, ha chiamato già, sì, 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 da Pianopoli, mi ricordo, è vero. Sì. Benvenuto. Senza togliere niente a nessuno, no? Sì. Vabbè, fino a qua. Eh beh, ci sono tanti chef che vengono nella nostra trasmissione, ogni giorno variamo, Leo è stato quello più presente, senz'altro ci sarà prestissimo, va bene? Sì, va bene, sì. Io la ringrazio per aver chiamato e la ringrazio anche da parte di Leo per l'interessamento, va bene? Va bene, probabilmente anche lo chef. Grazie, grazie, signor Sebastiano, grazie, buonasera. Intanto... mettiamo l'acqua sopra. Sì, per la pasta. Benissimo, prego, signor Sebastiano, possiamo procedere, intanto il condimento è... già pronto, comunque ce l'abbiamo qui, lo vedete già in onda. Andiamo a preparare questa pasta. Mentre in forno abbiamo messo le sfogliatine. Rossella, io sì, signora Yolanda, intanto la besciamella. Facciamo la besciamella con la signora Yolanda. Con che cosa, mi dica? Allora, io ho messo un po' di formaggio, sì, burro, 2 cucchiai di farina, uh-huh, un pizzico di pepe nero, pizzico di sale, adesso ci metto noce moscata, ok. Perfetto. E il latte? E il latte, e poi la metto sul fuoco. Io faccio, la faccio diversa. Certo, l'abbiamo detto, è la sua lasagna questa. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Cristina da Messina. Oh, un'altra amica siciliana, visto? Buonasera Cristina, già chiamato l'altra sera lei, vero? Ah no, Cettina. Cettina, ah allora no, Cettina, buonasera. È la prima volta che chiamo. Bene. Devo farvi i complimenti per la trasmissione, la bellissima trasmissione. Grazie. Complimenti allo chef e alla signora Yolanda. Grazie. Volevo farvi una domanda. Sì. Signor Sebastiano, sì, scusi, una domanda che mi tormenta. Faccio sempre con in Spagna e una volta cotto bisogna lasciarlo nel forno o tirarlo fuori subito? Adesso la mettiamo su. Signor, quando è cotto bisogna uscire? Per quanto concerne la lievitazione, perché si dice insomma che lasciarlo nel forno si sgonfia, nell'uscirlo insomma va. No, no, questo non mi risulta, però ognuno ha le sue tecniche. Ho capito. Però se lei fa il pan di Spagna, cioè se fa una torta margherita, semplice, sì, quando è cotta si esce dal forno ed è pronta. Non vedo... ringrazio. No, non ho capito il discorso che si sgonfia. Pronto? Sì, non ci sente bene forse. Il signor Sebastiano diceva, non capiva bene la domanda che lei faceva. Nel senso, una volta pronto il pan di Spagna, ovviamente viene logico toglierlo dal forno. Sì, però una volta che non toglie dal forno, la lievitazione che avviene, insomma, che è piuttosto gonfio, va subito giù. Non è che si asciuga, no? Ah, ho capito, va bene, cioè, grazie. È diciamo il contrasto fra il caldo e il freddo. Va bene, la ringrazio. Prego. Grazie. Di nuovo con grazie. Grazie per aver chiamato, buonasera a te, ciao. Amica da Messina, quindi salutiamo ancora gli amici siciliani che ci seguono sempre. Come si può aumentare questo? Sì, ecco, stiamo facendo. Perfetto. Intanto abbiamo messo l'acqua e la signora Yolanda sta procedendo con la besciamella e intanto c'è il sugo da quella parte che si sta cucinando. Meglio la besciamella fatta in casa di quella comprata, è vero professore? Meglio sempre le cose fatte in casa. Sempre meglio le cose fatte in casa, certo. Anche se quella comprata, insomma, alla fine. Allora, signorina, è più pratica. Noi non ci dimentichiamo che abbiamo le patate in cottura. Sì, ah, è vero, le patate. Per fare le patate prezzemolate come contorno, una cosa molto semplice, ve le facciamo vedere. Volete fare la spia? No, non ve le faccio vedere. Eccole qui. Ci sono anche le patate questa sera, patate prezzemolate. Molto semplice, anche gli ingredienti sono ingredienti che senz'altro abbiamo tutti in casa. E intanto il signor Sebastiano fa anche la spia per vedere le sfogliatine a che punto stanno. Bisogna controllarle. Ecco, perfetto. Se no li perdiamo. Certo, noi stiamo adesso attenti a tutto. Iniziamo a preparare gli spiedini. Possiamo iniziare a preparare gli spiedini di pesce spada, così facciamo vedere com'è la preparazione. Va benissimo, allora facciamo vedere anche in sovraimpressione gli ingredienti per questi spiedini. Abbiamo spiedini di pesce spada con pomodorini e scamorza.
Allora, abbiamo bisogno di 400 g di pesce spada, 150 g di pomodorini.